Buon salve a tutti amici e bentornati su Nerd and Roll. Oggi siamo qui con un altro gioco da tavola, un gioco molto molto figo, ancora un gioco portatile. Guardate come per The Mind la grandezza del gioco, grande quanto la mia mano. Questo gioco qui è un gioco con regole, scusate, con una regola fondamentale. È l'unica regola che dovete imparare prima di iniziare a giocare. Quindi, se una sera avete amici a casa che non hanno voglia di stare a sentire le regole di qualche gioco e voi avete voglia di giocarci, gli dite: io ho questo qui. Pesca uno, gioca uno. Ecco, ti ho già spiegato le regole. Perché questa, ragazzi, è l'unica regola che dovete conoscere del gioco. Pesca uno, gioca uno. Il resto delle regole cambieranno durante il gioco. E non avete bisogno di impararle perché ve le diranno, le carte all'interno del gioco. Quindi apriamo, io l'ho già aperto, mi è arrivato ora ora. Abbiamo il libretto delle istruzioni, che ovviamente è basilare. Guardate un po' la grandezza, questo è il libretto delle istruzioni. Ok? Ma non c'è neanche bisogno di leggerlo. Vi dico io il setup e dopodiché le regole ve le ho già spiegate. Abbiamo questa carta qua, intanto abbiamo un mazzetto di carte. Abbiamo questa carta qui, che è la carta intensificazione delle regole, che potete scegliere se attivarla o no. Mettiamo caso, adesso mettiamola da parte, tanto potete leggerlo e decidere se usarla prima di iniziare a giocare. Abbiamo la regola base del gioco, come vi dicevo, pesca uno, gioca uno. Questa è l'unica regola del gioco. Voi iniziate a giocare, la mettete qui da una parte, vi ricorda ogni turno, pesca uno, gioca uno. Dopodiché abbiamo le carte scopo. Queste carte qui sono le carte che vi servono per vincere la partita, ovviamente. Ad esempio, pace. Se nessuno giocatore ha guerra sul tavolo, il giocatore con pace sul tavolino vince la partita. Quindi, quando voi giocate, innanzitutto quando iniziamo a giocare, vabbè, mischiamo le carte, ovviamente, e ogni giocatore pesca tre carte dal mazzo. Inizialmente, noi peschiamo tre carte, ora sono tutte scopo perché sono in fila, dopo saranno mischiate. Tre carte noi, tre carte il nostro avversario. E iniziamo a giocare. E ad esempio, iniziamo noi il turno, abbiamo tre carte, ne peschiamo una e ne giochiamo una. Ora gli scopi vanno messi qua. Quindi pesco uno, gioco uno. Peschiamo, giochiamo, sta il nostro avversario, pesca uno, gioca uno. Quindi, dicevamo, abbiamo le carte scopo, che sono le carte che effettivamente ci fanno vincere la partita. Scusate, stacco un attimo il telefono. Eccomi, scusatemi, che effettivamente ci fanno vincere la partita. Dopodiché abbiamo le carte regola. Le carte regola sono le carte che cambiano le regole durante la fase di gioco. Ad esempio, pesca due carte per turno. Quindi la regola iniziale, che è pesca 1, gioca 1, se noi giochiamo la carta regola pesca 2, ogni turno sarà pesca 2, gioca 1. Semplicissimo. Poi abbiamo pesca 3, quindi pesca 3, gioca 1 e avremo anche gioca 2 ad esempio. Quindi durante la fase del gioco potrebbe essere un gioca 3, pesca 5, a seconda di come si svolgerà le azioni della partita. Ogni partita sarà sempre diversa, ve lo assicuro. Poi abbiamo le carte azione, che sono carte, come dice la parola azione, che ci fanno compiere delle azioni durante il gioco. Ad esempio, ne prendo una a caso, scambio di gioie. Prendi dal tavolo una qualsiasi gioia di un altro giocatore e scambiala con una che hai sul tavolino. Se non hai gioie o se nessun altro ha gioie, non succede nulla. Quindi sono carte che ci fanno compiere delle azioni. Pulitore di dolori, tutti i dolori in gioco vengono scartati. Eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo le carte dolore. Le carte dolore, se noi al momento che peschiamo una carta dolore, dobbiamo giocarla immediatamente. E peschiamo un'altra carta al posto di essa, quindi la giocata non vale, però ricordiamoci di giocarla subito e va messa qua. Le carte dolore, ad esempio, questa carta qui, guerra, finché hai questa carta non puoi vincere a meno che lo scopo non dica diversamente. Le carte dolore non ti fanno vincere la partita, quindi per vincere una partita, anche se noi esaudiamo ciò che dice lo scopo, ma abbiamo una carta dolore, non possiamo vincerla finché ovviamente questa carta non verrà rimossa, che fidatevi, succederà molto facilmente con le carte azione o in altri modi che no,
solo con le carte azione, mi pare che possiamo scartare le carte dolore. E poi abbiamo le carte gioia, che sono le carte, come vedete, cervello, pane, cioccolato, che ci fanno vincere la partita, ad esempio, come dicono gli scopi. Per esempio, questa carta qui, che è la pace dei sensi, il giocatore con amore e cervello sul tavolo vince la partita. Quindi, se noi abbiamo cervello e amore, abbiamo vinto. Quindi il gioco, ragazzi, è questo: semplice, semplice, semplice. Vi faccio un esempio: noi mescoliamo le carte molto velocemente. Facciamo finta di giocare con un'altra persona, ma il gioco è fino a 4 persone, mi sembra. Anzi, voglio vedere per essere sicuro. Mi pare che sia da 2 a 4 persone. Adesso qua non c'è scritto, forse. Da 2 a 6 giocatori, quindi fino a 6 giocatori. Ora immaginiamo di giocare in due persone. Iniziamo il gioco, mettiamo la carta regola base qui e peschiamo 3 carte per il nostro avversario e 3 carte per noi. Adesso mettiamo un attimo gioco scoperto. Ora iniziamo noi, quindi peschiamo una carta, abbiamo pescato uno scopo e ne giochiamo una. Quindi ad esempio noi mettiamo, ecco, ammazzarsi di cioccolato, il giocatore con morte e cioccolato sul tavolo vince, quindi noi abbiamo già cioccolato in mano, quindi per noi è conveniente giocare questa carta perché se noi dopo giochiamo cioccolato e peschiamo morte abbiamo vinto la partita immediatamente, quindi giochiamo la carta scopo. La carta scopo la mettiamo qua accanto alla carta regola base. Dopodiché tocca al nostro avversario, il nostro avversario pesca una carta. Mettiamo caso che lui voglia giocare un'altra carta scopo. Se il giocatore gioca un'altra carta scopo, a meno che sul tavolo non ci sia la regola che ti dice che possono esserci in gioco due o più carte scopo, il nostro avversario, o anche se tocca a noi, gioca una carta scopo e cambia la carta scopo che c'era prima, quindi la sostituisce letteralmente e mette la carta scopo nella pila degli scarti. Dopodiché ha giocato uno, quindi passa il turno e tocca a noi. Ora, scusate, se no così ci sono solo carte scopo. Peschiamo uno. Sono tutte scopo. Ecco, mettiamo che peschiamo una regola. Peschiamo, ci viene una regola. Bonus povertà. Se un giocatore ha meno gioie sul tavolo di chiunque altro, pesca una carta in più. In caso di parità, nessun giocatore riceve il bonus. Quindi mettiamo la regola. Le regole le mettiamo qua sotto la carta regola base. Abbiamo giocato una regola, abbiamo pescato, quindi tocca al nostro avversario. Anche lui pesca uno, ora chiaramente un altro scopo. Mettiamo che gioca una gioia. Le carte gioia vanno giocate davanti a noi. Davanti a noi è come se ci fossero due pile. Una per le carte gioia e una per la carte dolore, che sta sotto. Scusate, non lo vedete, che sta sotto. Quindi il gioco è questo: c'è il mazzo, la pila degli scarti, le carte gioia, le carte dolore che stanno sotto, le regole e gli scopi. Le carte azione, una volta che vengano giocate, vediamo se ne trovo una. Vengono giocate, ad esempio, questa qui, tasse. Ogni giocatore deve scegliere una carta dalla sua mano e darla a te. Quindi noi la giochiamo. Ogni giocatore ci dà una carta, come dice la carta azione, e la dà a noi e basta. La carta azione dopo viene scartata. Quindi, ragazzi, il gioco è questo: molto molto semplice, ma molto molto divertente. E ogni partita sarà sempre diversa dalle altre. Quindi io ve lo consiglio alla grande. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao.